della Corte della Bisente. Sì, signor Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sento. Lei è nato il 14-6-84, conferma? Sì, confermo. Lei vuole rispondere? Sì, sì. Se risponde, le sue dichiarazioni potrebbero essere utilizzate contro di lei ed eventualmente contro gli altri. Prego, pubblico ministero. Grazie. Dunque, signor della Corte, lei ha fatto parte di qualche clan, di qualche gruppo organizzato criminale? Sì. Di quale? Il mio clan di appartenenza. Qual è? Qual era? Della Corte. Il clan della Corte. Dove operava? Nella sanità. Nella sanità. Ha avuto mai rapporti con i Contini? Sì. Lei ha riferito ampiamente di vicende relative a traffici di stupefacenti. Io per ora non faccio domande sul punto. Le chiedo di dirci se innanzitutto ha mai conosciuto un soggetto che si chiama Ciro De Magistris. Sì. Ciro. Chi era? Come l'ha conosciuto? Che faceva? Questo Ciro De Magistris vendeva le pistole. Era noto anche con un soprannome, che le sappia. Ceruzzo Pistolero. Ceruzzo Pistolero. Senta, e dove operava De Magistris? Aveva una, tipo una salumeria, un supermercato piccolino a via Cesare Rossa, la Ponte Nuova precisamente. E lei ha avuto modo di comprare da lui pistole? Sì. E si ricorda il periodo in cui De Magistris ha fatto questa attività? Diciamo che lo faceva quando io ero piccolino, che poi sono cresciuto, ha fatto sempre questo. Quindi lei era piccolino, in che periodo già frequentava gli ambienti criminali lei? 14 anni. Quindi anni? Anni... fate voi il conto, non lo so dove... Intorno al 2000, considerata la sua età? Sì, intorno al 2000, anche prima. Anche prima. E fino a quando ha visto De Magistris fare questa attività? Fino all'ultimo mio arresto. Che è stato il? 2013. Senta, sa se De Magistris le armi le vendeva a diversi clan, ad alcune persone... A tutti i clan e anche quello dei Contini, perché faceva... Dica. No, essendo che lui stava nella zona dei Contini, doveva dare, diciamo, le pistole, quelle là buone, ce le dava sempre ai Contini. E sento, ma lei ha una diretta, diciamo, ricordo di qualche episodio che conferma questa cosa che ha detto? Anche perché sì, a volte quando io abito in quella zona, quindi vedevo spesso delle persone dei Contini nella sua, diciamo, attività, dove faceva l'attività. Per esempio chi ha visto? Ho visto tante persone, un ragazzo si chiama Vincenzo detta Miseria, un annone, tutte persone che fanno parte del clan Contini comunque. Le faccio un'altra domanda, De Fea Vincenzo l'ha mai conosciuto lei? Sì. Chi è? Era un ragazzo di Rione Amicizia, è il nipote di Alfredo De Feo, che fa parte dei Contini. Lui se la faceva insieme a Gino Mastellone e a Gino Cella, questo De Feo. Quando lei ha detto che fa parte dei Contini, si riferisce a De Feo Alfredo, De Feo Vincenzo o a tutte e due? Non ho capito. Alfredino fa parte dei Contini, ma De Feo il ragazzo stava insieme a Gino Cella e a Gino Mastellone e stava insieme a loro, faceva il guaglione loro, poi non lo so se... E Gino Cella e Gino Mastellone chi sono? Gino Cella e Gino Mastellone sono delle persone che continuamente hanno fatto sempre la droga, però comunque fanno parte sempre del clan Contini, perché dopo c'è un periodo di tempo sono state anche loro nel borgo a comandare. Nel borgo a comandare per la droga solo, per altro? Come?
Diciamo che dopo la latitanza di Peppe Uguaglione, Antonio Ruggeri, hanno messo prima Antonio Ruggeri e poi dopo questo Ruggeri non ce la faceva a pagare e hanno messo a Ginocella e a Gino Mastellone. Grazie. Senta, lei Armando Mura lo conosce? No. No. Ha mai sentito parlare dei De Rosa, di Pinuccio De Rosa? Sì. Chi è? No, era un ragazzo che se la faceva a Via Foria, però non ho mai avuto a che fare cose lecite con lui, niente. Ah, questo... Illecite. Questa persona di cui parlare, lei che età? Questo qua è il ragazzo, quello che dico io. È un ragazzo. Senta, sì. Invece lei dell'ospedale San Giovanni Bosco sa nulla quanto sì. Eventuali collegamenti con alcuni affiliati al clan Contini? Il San Giovanni Bosco è un ospedale che comandano proprio i Contini. Là quello che dicono i Contini, quello si fa. In che senso? È nel senso che si può fare qualsiasi cosa, si può operare anche di nascosto, qualsiasi cosa. Si va a parlare là dentro all'ospedale, si fanno i summit, si fa tutto là dentro. Summit. Qualche altra... esempio che lei ci può fare concreto per spiegare che significa che i Contini comandano a San Giovanni Bosco? Che esempio vi posso fare, dottore? Il clan Contini si commenta da solo, non ha solo la radice su di un'amicizia con San Giovanni Bosco, ma tutti i quartieri nell'Arenaccia, Corso Garibaldi, per tutte le parti comanda. Oltre che utilizzare questo ospedale come luogo di summit, come lei ha detto, ci può riferire di qualche altra attività illecita che si fa all'interno dell'ospedale? Di che tipo? Io so che hanno dato i posti, avevano addirittura sono le persone che hanno i posti che fanno parte del clan. Adesso precisamente non ricordo il nome, però mi è stato detto da parecchie persone che stanno nel clan, che hanno i posti là, prendevano i soldi e facevano finta di lavorare, come non lavoravano, però facevano parte del clan. E posti di che tipo? No, il posto proprio di infermiere, oppure lavare a terra, comunque quei posti là, lavoravano in ospedale, avevano una busta paga vera. Lavare a terra, quindi ditte di pulizia, ma... Sì, ditta di pulizia oppure infermieri, non lo so precisamente. Va bene, sono altre due cose, ma sa che nell'ospedale c'è un ristorante, uno spaccio? No, questo non lo so. Va bene. Vi è capitato che avesse bisogno di qualche cosa, tipo certificati medici o un ricovero in quell'ospedale e avete avuto qualche favore? Sì, io... prima mio padre, quando è stato sparato, lo volevano portare là sopra, però io essendo che sapevo che mio padre è stato sparato anche da loro, quindi non volevo farlo portare là sopra. E infatti non l'ho fatto portare all'incurabile invece di portarlo a San Giovanni Bosco. E poi un'altra volta io sono andato a farmi un esame, sono andato a mezzanotte la sera, mi hanno fatto questo esame e poi sono stato ricoverato in un altro ospedale. E questo me l'ha fatto una persona, non so se posso fare il nome, che sono andato con questa persona là sopra. Ma una persona, un affiliato al clan? Non è un affiliato al clan, ma però voglio dire è molto vicino al clan. Ma parliamo dei Contini o del vostro clan? No, sempre dei Contini. Dica chi è stato che vi ha fatto entrare, ma io non ho capito una cosa, quindi il ricovero offerto a vostro padre sparato... Era stato offerto sì. Come un favore che voi avete rifiutato? Sì. Sì? Sì. Ho capito. E anche... Perché noi... Dica. No, essendo che quando l'hanno sparato, stavo dicendo la persona, si chiama Peppo Meccanico, quando è stato sparato mio padre giù al mio palazzo, c'è il meccanico a fianco, e questo lo volevo portare a San Giovanni Bosco, e noi abbiamo detto no, all'incurabile, perché sapevamo che l'avevano sparato i Contini. E la persona di cui aveva timore a fare il nome è questo, proprio meccanico? Sì. Vabbè.
E anche quando ha avuto lei bisogno di quella prestazione sanitaria di sera, ha avuto sì. bisogno di una, diciamo, di un favore di qualcuno che vi ha dato una mano per agevolare la pratica? Sì, siamo entrati nell'ospedale, sono andato con Peppo Meccanico proprio, mi ha fatto fare questo esame. Lui ha parlato con un medico, proprio con un dottore e con altre persone che poi non le so dire chi sono perché non mi interessava. A me mi interessava che mi davano gli esami subito e me l'hanno dato e me ne sono andato e mi sono andato a ricoverare. Ha avuto mai bisogno di certificati che vi hanno fatto in maniera facile, agevolata? No, però so che li facevano, se era caso. Vabbè, un'altra domanda le faccio. Ho mai sentito parlare di un campetto di calcio che sta nella zona sopra via Masoni, la zona che collega San Giovanniello con Doganella e Capo di Chino? Sì, sì. E che cos'è sto? Non mi ricordo precisamente, se mi può, cioè, lo so dove è il posto, non lo so chiamare, però so... Quello che volete dire. Che si sale sui ponti rossi. Quello là, sì, è campetto, diciamo che tutti andiamo a giocare a botte a pallone, sono andato a giocare con Antonio Ruggieri, con Mastellone, e dicevano che faceva parte del clan Contini. E in che il campetto era proprio... Il nome ve lo ricordate, del campetto? Non me lo ricordo precisamente, se Kennedy, non mi ricordo precisamente, dottore. Vi ricordate Kennedy? Sì, vario, penso di questo, no, però se devo andare lì ci so andare, però non mi ricordo il nome del campetto. Senta, invece voglio capire, Ruggero Tonino Cristiano, quelli che vi hanno detto e dei Contini, Celle e Mastellone, in che occasione ve l'hanno detto? Come mai è uscita fuori sta cosa? Non ho capito la domanda, dottore. Sì. Quando avete detto quelle persone affiliate al clan che voi, diciamo, avete citato, Cella, Mastellone, Tonino Cristiano, mi pare di aver sentito da lei, vi hanno detto quel campetto e dei Contini, in che occasione ve l'hanno detto? Come mai è venuta fuori questa notizia? No, noi a volte andavamo a giocare là, nel campetto di pallone. È successo che parlando nei spogliatoi, a volte quando uno si va a giocare a pallone fa un po' di casino, dice qua non facciamo casino perché sennò ci richiamano. E chi ci richiamava era Rione Amicizia perché faceva parte di qualcuno che stava su Rione Amicizia, era il campetto. E si parlava che era proprio di Patrizio Bosti, Salvatore Botta, non lo so, Edoardo Contini, questi qua. Quando si parla di qualcuno là sopra. Ma è successo che avete fatto casino veramente durante una partita e per cui siete stati... Non ho credo sia un'ipotesi. No, sì, è per questo che ve lo sto dicendo. Stavamo facendo casino e qualcuno ci ha avvisato di non fare casino perché venivamo richiamati. Andiamo avanti. Senta, e quindi ci sono state, come ha detto lei, c'è stato un episodio specifico per cui avete, non ho capito, litigato, fatto qualcosa nel campo per cui siete stati rimproverati? Sì, stavamo facendo casino. Dovete alzare la voce, della corte, alzate la voce per piacere. Mi sentite? Basta che alzi la voce. Grazie. Allora dica qual è questo episodio. Sì, stavamo giocando a pallone e è successo che stavamo litigando per una cosa banale sempre di pallone. E qualcuno ci ha detto non fate casino, sennò ci fate richiamare
sul Rione. E vi hanno mai richiamato pure? No, noi ci hanno richiamato perché abbiamo finito la partita, ci abbiamo fatto la doccia e ce ne siamo andati. Va bene. Le faccio un'altra domanda. Lei ha sentito parlare mai dei Righi? Questo cognome l'ha mai sentito? No. No. E della pizzeria Via Foria che si chiamava Come Cazzo Coce, ne ha mai sentito parlare? Sì. E in che termini? No, perché facevano anche i polli là, da questo, no, come a parte poi. Quello che facevano, qualche sì. Motivazione, se c'era, se l'è mai stata riferita, e se sì, in che termini, qualche collegamento con la malavita locale, se no non ci importa quello che cucinava. No. No, grazie. Ha mai sentito parlare di Botta Salvatore del 50? Sì, ho sentito parlare che quando noi c'era Edoardo Contini, c'era lui e Patrizio Bosti a comandare. Quando non c'era? Ah, Edoardo, sì. E ha avuto a che fare con lui direttamente, lei? No, no. No. Con qualcuno, diciamo, dei suoi uomini per qualche motivo specifico, lei ha avuto a che fare? Sì, aveva a che fare però con le persone di, non di San Giovannillo proprio, di Rio Amicizia, aveva a che fare con Enzo Tolomelli, Ettore, il figlio di Patrizio Bosti, Torino Cristiano, questi qua che stavano giù al borgo. E perché Botta Salvatore dove operava? Sul Rio Amicizia. Da che periodo a che periodo lei lo inquadra come soggetto, appunto, che anche in assenza di Edoardo comandava da Rio Amicizia? Quando lo sono venuto a sapere, diciamo quando noi c'era in assenza di Edoardo Contini si parlava che comandava Totoro Botto e Patrizio Bosti. Fino a quando? Ma da sempre. Da sempre. Fino almeno a quando lei ha deciso di collaborare? Sì, anche pure quando ho deciso di collaborare. Cioè, dico, fino a quella data. Anche se stavano... se loro stavano in carcere, diciamo a San Giovannino c'era Antona Aeta, o Pecerille, che era il cognato di Edoardo Contini, e come stava lui. Era la stessa cosa, queste persone qua sono più in alto in grado. Senta, se Botta Salvatore si occupa anche di attività economiche per il clan... No. Non lo sa. L'ultima domanda, conosce Di Carluccio Ciro? Ne ha mai sentito parlare? No. Vabbè, ha detto no, però c'è opposizione lo stesso perché comunque la domanda era posta in modo suggestivo. Ha risposto no e ne prendo atto. Non lo conosce. No, se rispondessi io comunque volevo fare l'opposizione perché era comunque suggestiva la domanda. Vabbè, comunque. Sì. Ha detto no, che non lo conosce. Allora, che volete fare? Allora, è arrivato l'avvocato Francesco Picca. Buongiorno. E infatti sta... Vado avanti con le domande, Presidente, se non sono d'accordo ad acquisire.